Nuova virulenza, continuata virulenza della droga e questo continuo ammassamento e mattanze che affliggono la nostra Sicilia. Il sociologo e giornalista Mauro Rossagno, fondatore di Lotta Continua, fu ucciso dalla mafia trapanese il 26 settembre 1988 perché era una gran camurria per la sua attività giornalistica svolta nella televisione privata trapanese RTC. Lo ha detto oggi, deponendo dinanzi alla Corte di Assise di Trapani il collaboratore di giustizia Giovanni Brusca, ex capo del mandamento di San Giuseppe Iato. Il processo per il detto Rossagno va avanti dallo scorso febbraio. Rossagno a Trapani era anche animatore della comunità di recupero per tossicodipendenti Saman. Brusca ha ricostruito i suoi rapporti con Cosa Nostra Trapanese, soprattutto per quanto riguardava la gestione degli appalti pilotati, e in questo contesto ha fatto il nome dell'imprenditore Puccio Bugarella, l'editore di RTC, che dapprima, ha ricordato Brusca, era inviso a Cosa Nostra, poi dopo il delitto Rossagno tornò ad essere protetto. E Bugarella, in occasione di un incontro con Brusca, avrebbe detto che Mauro Rossagno si trovava a lavorare nella sua televisione per volere della moglie, la professoressa Caterina Ingrassotta, che verrà sentita come testimone in una delle prossime udienze. A proposito del presunto killer del delitto Rossagno, il valdericino Vito Mazzara, Brusca ha ricordato che il capomafia di Mazzara del Vallo, Francesco Messina, detto Murature, negli anni '80 lo voleva utilizzare per uccidere Paolo Borsellino quando questi era procuratore della Repubblica di Marsala. E il perché della scelta di Vito Mazzara, Brusca l'ha subito spiegato. Vito Mazzara era uno che sapeva ben sparare.